questo tipo di informazione costa molto di più di qualche moneta. Bella a tutti ragazzi, benvenuti, io sono Mighty Mars, siamo qui con End of Fate 2. Allora, riprendiamo la seconda parte del mago che avevamo lasciato l'avventura a metà. Andiamo. Andiamo avanti, avanti. Bivio arriva al segnale stradale che indica il percorso da seguire per l'est o l'ovest. Ma io solo, cioè solo avanti posso andare, perché sto a ovest. Your companion has his own story to tell. We must wonder if this is a tale of a hero or a villain. Arriva al mercato della città per incontrare il socio, io chiamerei sorcio, di Malacalypse. Qui c'è anche un premio ottenuto, quindi ci sarà forse un boss da affrontare, però abbiamo 5 soldati insieme a noi. Lo trovi seduto su una coperta vicino all'ingresso delle fogne. Non sapresti dire se è un goblin o un umano o un ammasso animato di straciunti. Ma chi, Malacalypse? È concio così? Ai suoi piedi ci sono delle margherite appassite legate a delle aghe con una corda. Burk! Malacalypse chiama la creatura, aprendo le braccia. Ho un favore da chiederti, mio avvenente amico. L'orsudicio goblin umano alza la mano per fermare il vaniloquio del bardo. Prima, 10 monete d'oro, lo sai. Pagollum. Malacalypse ti guarda come se stesse aspettando qualcosa e ti pare questo da quando contro chi trova un amico trova un tesoro. Questo il tesoro si perde con lui. E diamogli 10 monete. Malacalypse si fa avanti mentre Murk conta le monete. Murk, vecchio mio. Il bardo si guarda furtivamente intorno prima di fare un cenno alle sue spalle. Ho bisogno di un aiuto per curare una certa malattia. Perdi 10 euro, ok. Murk osserva Malacalypse per un attimo. Questo tipo di informazione costa molto di più di qualche moneta. Borbotti, mi servirà una prova di bravura da parte sua. Si gira e ti indica. Prendi Prendi un fiore e mangialo. Il sudicio fioraio mostra le sue scarse merci. Malacalypse annuisce come se fosse una richiesta ragionevole. Mangia una margherita, mangia un non ti scordare di me, mangia il fiore viola luminoso. Ma che cosa? Non capisco cosa c'entra questo col fatto che c'è la malattia. Mangiamo qualcosa che non di non pericoloso. Non ti scordare di me, voglio questo qua. Il fiore ha un sapore gradevole di frutti di bosco ed erba. Aio, che è successo? Back to the bones. Facciamo But I hope danni? you have learned to be their Subito! master. Che strano. Ti senti un po' ingenuo. Veloce, che giorno è? Malacalypse e Murk aspettano con urgenza una tua risposta. Giorno di Callas, il quarto secolo. Vogliere. Il giorno di Callas, il quarto del secolo inverno. Un buon giorno. Che ne so io. Poh, mettiamo questo. Ridicolo! Esclama Malacalypse alzando le braccia sconfitto. Murk sbuffa e ritorna alla fioriera. Sembra che tu abbia fallito quella specie di test. Ma io che. Ma cosa ne so io? Ma perché? Io non ci ho capito una secchia. Non ho capito sta specie di testo o mangio un fiore, ricordarmi una cosa. Non ho indicazioni su cosa basarmi. Che cosa devo rispondere? A caso. Vabbè. They got themselves into this Mi mess. ha perso 10 I don't see why metri you should get them out. per niente. Ancora, troviamo degli uomini legati. Li liberiamo così reclutiamo altri soldati. Mo siamo 5 più un Malacalypse che vabbè. Non l'ho capita, cioè.
Se l'avete capita voi, ragazzi, ditemelo, magari io le mie limitate facoltà mentali non me lo permettono, ma sono brutti e grossi. Provengono dalle fredde oscurità del nord, del profondo nord. Gli uomini del nord possono effettuare degli attacchi combo. Usa risposta con armi ed una mano per infliggere danni estremamente dopo essere difeso. Allora, io la voglio provare anche questa difesa. Allora, la difesa è particolare perché dura 8 secondi. Quindi se non la facciamo nel momento che loro stanno caricando, prendiamo il colpo, come infatti le sto prendendo tutte. E non va bene. Aia, devo prendere praticamente la tempistica del... Ma dove sono? Oh, basta però, ragazzi, perché sto già crepando, Beh, mi ha salvato Malacalipse. Ma io avevo 5 soldati dalla mia parte, no? Che ho salvato. Dove sono? Non entrano in battaglia. Equipaggiamento. Lascia. No. Non la voglio equipaggiare. 10 di vita, per fortuna. L'altro giro ne ho prese un po' di più, ragazzi, che stavo provando la parata, che ha un tempo limitato. Quindi voi vi parate e lui si para per 3 secondi, tipo. Quindi dovete prendere molto il tempo da quando lui vi attacca a quando voi vi parate, perché altrimenti le prendete tutte, fate come ho fatto io. 7 soldati, però io pensavo combattessero per me, invece no. Solo Malacalipse. At last, stand in the defense of the peasantry. What noble traits you display already. In cima al municipio di Westwen c'è una grande torre campanaria. In passato segnalava la fine della giornata di lavoro nelle miniere e nei campi circostanti. Ogni tanto mi viene fuori qualcosa. Invece ora richiamerà i difensori di Westwen. Vuoi convocare i soldati che hai reclutato per suonare la campana? Praticamente noi dobbiamo salire a questa torre per richiamare i difensori, i 7 soldati reclutati, poi direi di andare a cercare altri. Ti allontani dalla torre campanaria di Westwind in cerca di ulteriori reclute. Andiamo un pochino sul sicuro. Io ho paura di passare qua solo perché... Cibo. Emporio. Ah, l'emporio. Allora, compra equipaggiamento. Equipaggiamento se sono solo... Ah, no, aspettate un po'. Un'armatura in pelle, io la voglio. Io pensavo di trovare solo le carte che avevo messo io. Sì. Poi, vendiamo. Allora, io direi, la spada del soldato la vendiamo. Quanto mi dai? 15? Solimone, no. Del danno 8 monete. E poi potremmo vendere anche questa qui, perché scudo e spada secondo me è molto molto meglio. 9 monete ci dà. Vabbè, per il momento non vorrei magari vendere delle cose che poi me ne pento. Compra cibo. Compra salute. Allora, compra cibo quanto? 1, 3, 3, 3, 10. Allora compriamo 3. Viene con 8. Mannaggia a te però. E poi salute ci si fa con 8? No. Ah sì, 8, 10 preciso? Che fortuna. Basta, ho speso tutto. Quindi andiamo avanti adesso. Adesso mi sento un pochino più tranquillo. They place themselves in these mobile, nobile, abbandonato, non mobile. And then expect a hero to come rescue them when things become too much. Mentre partui dalla periferia di Westwind, senti il suono di armi d'acciaio che si scontrano e l'inconfondibile lamento dei corrotti. Un'altra volta. L'esendagine ti porta da un nobile, vi avevo letto mobile, in difficoltà, appollaiato sul tetto della sua carrozza.
Grazie a Dio sei qui. Stavamo andando alla mia tenuta in campagna quando ci hanno bloccato. I miei valletti mi arrangiano qui per combatterli, ma lo scolto ora si è disperso nella foresta. Il nobile si sbircia con timore verso il limitare della foresta. Se rimarrai qui a proteggermi, ho di che pagarti. Io accetto l'offerta. La ma 25 oro. Oh, buon creatore, grazie. Ti aggiri vicino alla carrozza del nobile nel caso in cui i corrotti ricompaiono. Appena al di là degli alberi si sentono dei suoni ghiaccianti del combattimento. Urla e grida riecheggiano a lungo nella notte. Rimani in attesa, ma nessuno torna. Ma nessun soldato torna dalla battaglia. Il nobile si arrampica all'interno della carrozza, si rannicchia e si inghiozza inconsolabile. Non c'è verso di smuoverlo. Torni a Westland. Cioè, praticamente non ho combattuto e mi sono preso l'oro. Forse la migliore delle cose. Facciamo l'ultimo. In my day, thieves kept their distance. None would pickpocket a mage for fear of failure, or worse, success. Allora, io sono bravo a non prendere le monete. Già una non l'ho presa. La sede del mercato è un luogo brulicante. Commercianti da tutto il paese chiamano i passanti per vedere le loro merci. Con il sole che picchia forte sulla strada affollata, ti fermi brevemente per attingere acqua dalla fontina. Senti un strattone all'interno della tunica. Aia, questi mi fregano l'oro. Girandoti velocemente scopri un borseggiatore che scappa via con alcuni dei tuoi effetti. No, 10 e basta. Ok. Scatta in piedi e intravedi il ladro mentre si confonde tra la folla. Ah, e non lo 50% lo beccherò mai. Sono due esiti positivi e due negativi. No, l'ho preso. Il ladro è svelto, ma lo raggiunge mentre contratta con la folla. Quando stai quasi per riuscire ad afferrargli il braccio, fa cadere un barile di mele per provarti a fermarti. 14, tantissimo 14. 10 e 9. Proviamo a lanciare solo lui. Quindi così abbiamo 9. Quindi devo fare 5. 5 però è tanto. E là. Well done. Preciso, ragazzi. You continue to impress. Mai avuto una fortuna del genere in qualsiasi campo. Salti oltre le mele che rotola a terra e scaraventi il ladro al suolo. Il ladro lotta per liberarsi. Se mi lasci questi oggetti, mi lasci andare, ti confido un segreto. Contatta il ladro. Vabbè, alla fine mi ha fregato 10 monete, chi se ne frega. Accetto l'offerta. Lascia andare il ladro con cautela. Non preoccuparti della tua roba, dice il ladro mentre si scuote la polvere di dosso. Considero un investimento. Mi chiamo Merrick. Magari posso insegnarti un paio di cose se ti dimostri quanto vale. Si interrompe. Beh, non corriamo troppo. Incontriamoci dopo domani a mezzogiorno nella piazza del mercato e ne riparleremo. Detto ciò, Merrick sparisce di nuovo in mezzo alla folla. Questo mi ha fatto pollo. Mi ha fatto pollo, mi fa l'idea. Allora, nuovo cibo. Io direi che ho capito. Quindi io questa la monetina l'ho presa. I soldati da reclutare non ne ho più a questo punto. E no. Allora niente, 7 soldati. To redeem yourself. Let's see how you handle it this time. Suoniamo la campana a questo punto. Mentre la notte stende il suo manto su Westmore, percepisci la corruzione sorgere dalle ombre tutto intorno a te. Esamini quei soldati che sei riuscito a reclutare. Ma come, conto di me? Hai radunato un grande gruppo di soldati per difendere la città. Spero che tu non abbia bisogno di altri. Non so conto di me, non ne devo combattere. Come? 3-6 è il boss. Dovete sopravvivere fino a domani mattina, quando i rinforzi dell'impero arriveranno.
Tiene un discorso di incitamento. No! Questo! Ma quando muore? I soldati sembrano essere toccati dalle tue parole e rimangono tesi e timorosi, ma 25%. Ma è un casino! Sono tantissimi! Sono 6 più. È un bordello qui. Oddio! Mamma mia! Ma sei brutto! Il terrore di Washwam. Le ultime tracce dell'umanità sono state cancellate e il terrore si risveglia. Usa e colpisci per rompere l'armatura del terrore. Sconfiggilo con una mossa finale prima che si riceveri. Perché questa voce? Non lo so. Madonna, si li ammazza tutti. Li ammazziamo quelli più semplici. Oh, dove vai? Oh, dove sono? Prima ammazziamo quelli più facili che magari non ci rompono l'anima. E uno, e due. F che si rigenera questo, eh? Ma allora ti abbiamo dato il colpo quello più potente. Chi è? Me ne andate, me ne. Aioioioioioioi, che botta! Oh, mamma mia. Che è il gatto, ma non mi frega questo. Ma dov'è Malacalypse? È morto? Aia. Malacalypse sta lontano 20.000 km, facile far mago, eh. Quanta energia c'ha questo? Ma non era possibile. Bello come l'ha caricato questo. Oddio. Dai. Ma no, quanto gli ha levato! Gli ha levato tantissimo! Madonna, che botte! Ma è il gatto, ma no! Ah, ho capito ora come levarlo, attaccato ripetutamente, praticamente con l'attacco speciale. F che ci crepa, F che ci crepa. No, è un gatto. Ma in 7 eravamo? Più io, più Malacalypse? A mighty creature of chaos felled by your power. Does it satisfy you, this bloodshed? Knowing those you destroy were once simple peasants going about their day. Una volta caduto, gigante corrotto, il resto dei seguaci fugge con la corda tra le gambe. I soldati irrompono in grida di giubilo. Lodando il tuo valore, puoi riposare fino a domani mattina preparandoti ad accogliere i rinforzi in una città già salvata. Buono. Quindi il nostro gettone. The magician returns to the deck, but now we only begin our stories of fate, folly and magic. Do not think I am satisfied with this, but at least we have a place to begin. Apriamo. Now you have learned the simplest of ways to build your deck. Each challenge will provide its own Anello. Unique trials. Here are some more tools to keep you in good stead. Egida valorosa. Rovina degli inverni. Mi sembra carino. Ok. 5. Albero magia. Mangia uomini.
scambio gnomico, il giovane perdito, l'epidemia degli indigeni, la taverna di Westland. Ok, apri. Borseggiare per aver accettato l'offerta del lado di Merrick. Quindi adesso posso anche borseggiare. Non male. As you play, you will find more options open to you. Should you find yourself blocked or overly challenged, take the time to explore the board. Unlocking cards will give you options you have not yet considered. Allora ragazzi, noi adesso il mago l'abbiamo fatto. Adesso possiamo scegliere tra la sacerdotessa e l'imperatrice. Vabbè ragazzi, comunque credo di concludere qui. Abbiamo fatto il mago. Ora la prossima volta vedremo se scegliere l'imperatrice o la sacerdotessa. E quindi io vi ringrazio per la compagnia, spero che questi gameplay vi piacciono, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate che vi fa piacere parlare con voi. Ci vediamo alla prossima, ciao!